Ciao a tutti, oggi vi voglio far vedere come faccio questi fiori qua. Vedete? Sono semplicissimi da fare e io vi dico il materiale che ho usato per farli. Allora, mi ci vuole un punch a cuore e questo è 2,9 centimetri, un punch a fiore questo e questo è 1,91 mi sembra, questo fiore che è 2,9 centimetri e il cerchio. Questo sta a vostra scelta per fare quello, questo qua che va sotto. Poi la carta, io uso questa qua, ho dei pezzi di carta rimanenti da lavori che ho fatto e quindi va benissimo. Poi ci vuole un tampone, una spugnetta. Io uso questo tappetino di gomma per poi fare il solco nel fiore con questi due bulini. Questo era quello del sospeso trasparente, io lo uso per fare i fiori. Poi ci vogliono delle mezze perle, volendo non è obbligatorio, una pistola a caldo. Premetto, se non avete questo a cuore, potete benissimo ritagliarli da solo facendo un pezzettino di carta, lo si piega a metà, si disegna la metà del cuore, così si vede e lo si ritaglia. Poi, se non avete questo, volendo si può fare anche senza. Bene, ora vi faccio vedere. Allora, io in questi fiori sono tre diversi. In uno ce ne ho messi 12, in uno 10 e in queste 8. E vengono più o meno grandi, diciamo più fitti i petali. Facciamo questo qui da 10. 10, se non sbaglio, adesso conto 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Quindi tagliamo 10 cuoricini. 1. Poi ci tagliamo uno di questi, voi potete mettere anche un altro fiore, adesso io avevo questo. E uno di questo. Infine ci togliamo il nostro cerchio per la base. Io ho usato un cartoncino da 200 grammi. Ecco qua. Ora iniziamo. Ci prendiamo i nostri cuoricini e li pieghiamo a metà. Così. Vedete? Così tutti. Ecco
Ecco qua, abbiamo piegato tutto. Ah, mi sono dimenticata di dirvi, la carta deve essere, cioè è meglio che sia duple face, cioè sia un disegno da una parte che dall'altra. Ora ci prendiamo il tampone, lo sporchiamo e coloriamo e sporchiamo i bordi dei cuoricini così, da tutte e due le parti. Poi sporchiamo anche questi un po' i bordi. Ecco prendiamo questi due, prendo il mio tappetino e gli facciamo il solco. Così e così. Vedete? Così. Ecco, ci prendiamo la pistola a caldo. Intanto ci attacchiamo il mezzo qui. E questo sopra, così. Così. Poi ci prendiamo il nostro cerchietto. Io mi segno il mezzo, tanto per avere un riferimento. Ci prendiamo i nostri petali che abbiamo fatto a cuore. Decidiamo se vogliamo mettere l'apertura da questa parte di qua o da questa di qua. Fa indifferente. Io incollo il primo e lo attacco qua. Io in questo caso ho scelto di mettere l'apertura da questa parte, ma non fa nessuna differenza, mo da una parte o dall'altra. L'importante è che quando mettete i primi, anche gli altri devono essere sempre dalla stessa parte. Quindi prendiamo ancora questo, metto un po' di colla dietro e lo metto un filino dentro e uno che sborda un po' in questo modo qua. Vedete? Un filino dentro, così. E continuiamo così per tutto. Più petali mettiamo, più il fiore, questo dovremo stringere, logicamente. Ecco qua, vedete? Ora ci mettiamo sopra questo, un po' di colla e li incolliamo qua e ci decidiamo se metterla bianca o rosa, li mettiamo bianco. Diamo un po' di colla, perché anche se sono adesivi, ma non mi fido, e glielo posizioniamo sopra. Apriamo un po' i nostri petali. Ed ecco il nostro fiorellino già fatto.
E questi qui si prestano anche per delle card o anche degli album. Nel prossimo video vi faccio un progetto dove useremo questi fiorellini. Bene, io spero di essere stata chiara, come al solito. Per qualsiasi info o avete delle domande da fare, scrivetemi sotto nel box. O mandatemi un messaggio privato, un'email, vi risponderò più presto e vi saluto, un abbraccio, ciao, al prossimo video.